Aue, amici non di PES Fan Club Italia. Ma che cazzo sto a dire, raga? Raga, sono stufo, sono stufo, sono stufo, sono stufo e sono stufo. Konami non mette mai nulla di nuovo, non mette nulla di nuovo. Vabbè, ma uno direbbe, e vabbè, ma questo è un PES 2021 che è un copia e incolla a PES 2020. E avete pienamente ragione. Ma qualche novità, qualche leggenda nuova. Cioè, puoi anche mettere giocatori giustamente che non sono sotto contratto a FIFA. Ne stanno una marea. Cosa ti costa cambiare qualche leggendina, mettere qualcuna nuova? Nulla. Mettere delle challenge nuove, mettere delle competizioni nuove dove uno si deve dare nannare l'anima. Non per vincere una palla nera, ma per vincere, non lo so, 30 punti exp, 30 abilità, 30 familiarità. No, sta cazzo di palla nera, abilità, 5 di quelle, 5 di quelle, 5 di quelle. Perché inizio così il video, raga? Perché io ieri iniziai a registrare. Ho registrato lo spacchettamento in genere così a cazzo di cane, più le due leggende. Più ho fatto la partita online. Allora mi ha dato, ve lo spiego poi che è successo, mi ha dato un altro Van Basten e gli ho dato su di lui, ma neanche 11.000 punti. Non lo so. E poi mi ha dato questo 3 gli rimangono qua, sto pensando a Franco. Poi gli ha dato, dove sta? Gli ha dato questo Skulls, che mi va benissimo. Va benissimo. L'anno scorso ce l'aveva Iconic e mi piaceva. Poi ho fatto la challenge di cui ho beccato uno che inizialmente, prima della partita, mi ha scritto: ciao, sono iscritto del tuo gruppo. Buona partita, quella. Vabbè, ho detto ok, mi ha scritto, tranquillo. Non lo gastiamo, eventualmente dovesse fare una cosa. Ho perso 4-3, lo ammetto, ma ve lo giuro che tutto il secondo tempo, il primo tempo non lo voglio neanche dire, ma tutto il secondo tempo non ha fatto altro che farmi falli da destra, da sinistra, da dietro. Gli ho buttato tutti i santi possibili immaginabili che conoscevo perché non mi faceva giocare. Non li ha munito, mi sa uno o due, non li ha neanche glieli fischiava, ragazzi. Siccome ho gastimato della multa che ti sarà morta. Uno l'ho bloccato ovunque, l'ho cacciato dal mio gruppo, non gli ho voluto più rispondere, come si dice, poi con un account neanche col suo nome e cognomi va bene, mi ha fatto, come cazzo chiama, vabbè, mi ha rotto i coglioni pure su Instagram, che io neanche lo uso Instagram, ma vaffanculo, vai, mi sono girati i coglioni, l'ho cancellato e basta, ve lo giuro ragazzi. Poi per i nervosi ne ho fatti 3, 4, 5, 6 partite. Ho beccato chiunque. Laggatori. Giocatori che laggavano e giocavano di giorno. Giocatori che non facevano altro che giocarsi la finale di Champions League. Mi hanno massacrato. Comunque ho perso, ho vinto, pareggio. Ma c'è l'è successo ieri. Avevo i coglioni girati. Ho cancellato pur tutta la galleria dei video che avevo conservato. Nel frattempo sto girando. Ah, poi ho girato la TGP. Matteo, ci abbiamo trovato, perfetto. Niente, ragazzi, ho i coglioni girati, non ci sono novità. Che contenuti vi devo portare? Sempre spacchettamenti, devo. Cioè, che cosa devo spacchettare? Che fanno schifo, pure quelli che escono domani. Cioè, questi mi fanno tutti schifo. Non so cosa farmene. Non so cosa cazzo farmene, ragazzi. Saluto Demis, saluto Angelo Bove e Marco Orcani, i tre insieme a me moschettieri, che siamo quattro. Di PES Fan Club Italia, saluto Lelino 88, un abbraccio amico mio, Alfi 112, gli amici di Passione PES, Chris Martin e Giovanni PES Web Italia, saluto Luigi Guazzigol che fa un video e poi sparisce, ma vabbè, saluto Tommy 80, Max Gona, Stefano Carparelli, niente, mi sta, vabbè ragazzi, niente, c'ho i coglioni un po' girati ragazzi. Oggi lo registro, come va e va. Non
Non me ne frego un cazzo. Che sia chiaro, ragazzi. A me di perdere non me ne è mai fottuto un cazzo. Ma se devo giocare con la vigliaccheria, con i laggatori, con la community di PES italiana che mi fa schifo, io mi sono rotto i coglioni. Ditemi la vostra, cosa ne pensate? Mamma mia, raga, per un gioco io. Boh, vabbè. Vabbè, dai. È inutile che ci stiamo a lamentare, dai. È inutile. Contenuti. Che cazzo di contenuti devo portare? Quindi stavo pensando, raga, siccome io penso che a breve farò pochi video. Poi tra l'altro, ovviamente, se non porto contenuti, uno dire: Nico, fai la live. Raga, per fare live devi avere il tempo, la possibilità di farlo. Che non ci sia comunque qualcuno davanti ai coglioni, senza dire avanti ai coglioni, perché la live si fa e devi stare per i cazzi tuoi, perché se no non sei te stesso, tra l'altro. Come penso che tutti quanti offline, cioè al di fuori della telecamera, siamo quello che io faccio nella telecamera. Ci sono cambi orari di lavoro, avrò meno tempo. Comunque, ragazzi, sto pensando, quello che volevo dire è che fra un po' io comincio a, tipo, già adesso volevo fare una cosa, perché tanto, ragazzi. Parliamoci chiaro, uno dire: Nico, ma che cazzo te ne fate di questi? Lei sì, ma lei sì, intanto quante ne fai? Ne sto facendo anche queste poche. Match day sta settimana, ragazzi, non ne sto facendo, quindi neanche sto. Sì, se riesco a stare sveglio, vabbè, stasera ce l'ho io prima da lavorare, quindi riesco a vederli. Comunque, cambieranno ora di lavoro, non avrò più tempo, avrò un casino, quindi comincerò a convertire tutti. Tanto, che cazzo me ne faccio di questo? Voi direte: Nico, ma in effetti. Che minchia te ne fai? Avevo pensato di far crescere qualcuno che vorrò far giocare in futuro. Ok, ragazzi, avete tutto il mio appoggio. Vabbè, detto questo, ma è inutile che ci stiamo a scervellare. Eh sì. Quindi, mo, che cazzo stava a dire? Non lo so. Allora. Niente, raga, sono abbastanza scoglionato. Poi mi dai doppioni, triplo. Che cazzo me ne faccio di nuovo di Neymar? Di tutti i giocatori doppioni che già ho, che mi hai dato 2 volte Van Basten Legend. Ma che cazzo me ne devo fare? Sto incazzato, raga. Sto incazzato. Punto, basta. Non so neanche che cazzo c'ho da pompare. TD. TD. PT. CC. TT. Lili. Rapace d'aria. Madonna. La pace d'aria e poi tutti questi, madonna mia. Raga, abbastanza scoglionato, ne faccio uno, me ne vado a dormire, mo. La pace d'aria, ma vaffanculo, però un po' lui, tanto quell'altro vuole 3.500, poi per pompare uno devi, mamma mia, quanto gli devi dare. Mamma mia. Poi se gli dai questo Van Basten, questo Van Basten, perché questo, mo vi faccio vedere, no, così. Allora, questo ha 24 anni, giusto? Questo ha, ragazzi, 24 anni. Però non ha, come si dice? Vedete, là c'è Milan, Serie A. Non ha il logo del campionato, di un calcio, della squadra, raga. Poi, vabbè, sono, non lo so. Lo so io che mi sbaglio. Vabbè, dai. Sto un po' scoglionato. Non lo so voi come la pensiate. Pensiate. Io non sono come i Twitchmen che se lo grattano dalla mattina alla sera perché pensano che facendo. Beati loro che non lavorano. O pensano di fare un lavoro con PES, raga. Siamo veramente arrivati all'assurdità. Vabbè. Quindi non ho il tempo per fare live perché non portando contenuti porterei le partite. Arrivederci e grazie. Quindi stavo dicendo lo stesso discorso vale anche nei portieri, che ne ho tanti, che cazzo me ne faccio, non lo so. Quindi un giorno mi dedicherò a spacchettare un po' tutto qua e diamo da mangiare a quelli che alla fine dobbiamo portare fino alla fine del gioco, che non so quando finirà sto cazzo di gioco. Finirà a fine anno? Finirà a fine stagione calcistica? Difensivo. Perché difensivo? Non lo so neanche io. Vabbè, è difensivo. Alisson andrà da mangiare a questo. Tipo. Dai,
Alisson. Quanto... Poi Alisson sta facendo le migliori cacate, ragazzi, le migliori cacate. Non so cosa dire. Poi mancano poco, vedete, ho finito Van Dijk, Beckenbauer ho finito, Puig l'ho finito, De Ligt ne mancano 4, l'altro Beckenbauer ne mancano 2, uno Varane, Kampe, finito, questo finito, Süle un altro, Hernandez quello dice un altro, raga, vedete, io li ho finiti tutti, quindi... Questo mi sta incuriosendo, raga, è alto. Faccio vedere che lo beccai a culo. È alto 1,96 m, ragazzi. Ah, velocità 85, fase difensiva 92. Parte. Ma io già ce l'ho abbastanza livellato invece. Tipo, vi faccio vedere. Non so, gli mancano 11 livelli. Gli do tipo questo. È un 2000. 7000, vedete già, io ho già la velocità 86, recupero palla 92, comportamento difensivo 92, aggressività 93. Uno alto così veloce, raga, non è da tutti. Cioè, a mio parere, però allora, sto cercando di allenarlo, sto sincero, non mi nascondo. Non lo so, raga, non lo so, non lo so. Qua gli manca un livello, qua gli manca un livello, qua gli manca 2 livelli. E li abbiamo finiti tutti. Almeno quelli non iconica, iconica, non i voglio dire. TS, chi ho qua? Terzino mattatore. E facciamo così, pure a te. 4000 solamente, a Bucchina e Mamat. Ti do, ti ho dato 2000. Tanto, ora vi faccio vedere che gli sto dando. 93 che gli ha dato potenza di tiro come difensivo va bene, controllo palla, quindi manca un livello, va bene, tranquillo, dai, non è niente. TD gli manca un livello qua, 5 livelli a questo destro, ragazzi, che ieri Mbappé l'ha fatto non a merda ma di più. Vai, Bayerino, stiamo portando, non lo so, non lo so. Continuiamo ad allenare Cafu, iniziamo a giocare con lui, che vedevo di, che vedevo di, che vedevo di... In che se gli ha dato. Ottimo. Velocità. Resistenza 98 questo. Poi mi sto portando Marquinhos. Non è quello che è uscito, è quello che io ho. Perché lo uso a modulo a 5 come DC. Incontrista, ti pareva. Vabbè, magnati questi, dai. Niente, ancora 93. Io questo Marquinhos non so a quanto arrivi. Aggressività, perfetto. Elevazione. Incontrista. Incontrista abbiamo questo che rimangono 3 livelli. Domani esce in GG. In GG. Che cazzo è incontrista? Posizione. Mediano, vi consiglio sempre di fare così, grazie all'amico Giuseppe che mi dice fai così che ti sbrighi prima. No, abilità no, stile di gioco incontrista ovviamente, raga, mettendo in mediano non usciranno i DC ma usciranno anche i DC, anzi no, che cazzo è, incontrista, rise rise e vira, ok, perfetto, va bene, no. Uffa, mo statti ogni volta scende. Allora, rise e vira. Ok, no. 9000 rise. E 10000 vira. Madonna mia santissima. Beh, maglia di questo. 912. Ah, faccio un cazzo. Non te sforzare, eh. Vaffanculo. Poi sto allenando, ragazzi. Perché per me è uno dei più buggati. Foden. Però, raga, vede 5 livelli e gli mancano. Mamma, 10.000 punti. Cazzo. Penso che Zielinski domani sarà lettera OB.
Madonna mia, e dai, quanto? Cagare, 11.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Vai. Che cazzo me ne fotta mia, raga. Potenza, sempre 90 a 4. Ah no, è salito, 90 a 4, perfetto. Ah, delle statistiche allucinanti. Era già 90 a 4. O so io che sto rincoglionito. Vabbè. 4 livelli ancora. Sti cazzi, oh. Sti cazzi. Scorso che cos'è? Non mi ricordo. Vedete che non è presente, non gliel'ho dato. Tra le linee. Allora, prolifico, prolifico, prolifico. Ce le dia la prolifica. C'ho questo, ma. Boh, ma sta giocando ancora, raga. Butch. 5 miliardi da dato. È sempre 91, ma. Tiè, maniate questo pure tu. Non sale un cazzo. Cazzo di serie, a bocchina e manti. E dà la prolifica. Dai, facciamo questo e andiamoci a giocare. Dai, basta. E dà la prolifica. E a chi gliela do? Sancho è taglia al centro, se non sbaglio. No, no, la prolifica. No, questo non lo mettono a if. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7.000 punti. 7.000, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000. Vabbè. Basta chiacchiere. Challenge online. Raga, questa l'ho vinta offline. Ah, poi matchmaker ne parliamo. Qui ne ho vinta un, cioè ne sta una ancora se non erro. Lasciamo così, giusto? Andiamo avanti. Non sto giocando con i bonus perché non me ne può fregare di meno. Sono stufo anche di quello. E secondo me quanto ci metterà tra un avversario? Indovinate un po'. Uno direbbe, Nico, ma che cazzo le fai a fare le challenge? Raga, ma cosa vi devo portare? Le classificate semplici? Cioè, cazzo, via, dice. A po', mo, hanno inventato la variante napoletana, mo. Vabbè, commentate voi. No, no. Fai tu, Konami. Tranqui. Con calma. Tutto a posto. Tranquilla. Non è, ma stai tranquilla. Ma anche no, eh. Cheat, fuori casa. Ecco. Raga, ieri era arrivato veramente sul proprio al limite, lo stavo cancellando il gioco. Per la felicità di alcuni, non di molti. Ma poi mi sono detto, ma vaffanculo, è un gioco di merda.
Fuori casa? Ovviamente. Di nuovo questo. Ma l'ho beccato già. Ma mancano due partite a 500 partite. Minchia, l'anno scorso avevo già superato i 1000. 2 anni fa stavo oltre i 1200-1300 partite, raga. Si vede che quest'anno proprio sono stufo. Ma questo l'ho beccato già. Ma 805. Minchia, questo mi dà le mazzate adesso. Ecco, io devo giocare. No, no, raga, no. Iniziamo così, dai, tranquillo, Nico. Non è niente, dai. Dai, proviamo. Difensivo. Vabbè, lui deve stare là. Ancoraggio. Stati spezzati di gambe avanti. Contropiede. Mettiamo Cruyff. Attacco. 1, 2 e 3. Rigorista. Messi. Lui. No. Lui. Corta. Lunga, Rui, capitano. Marco. So che mi gioco di giorno, non me lo ricordo com'è. Ma non me lo ricordo se l'avevo beccato. Mi sa di sì. Come? Io vabbè, non mi ricordo. Raga, io non. Non ve la prendete se non vi conosco. Non. Vi gastemo. Fa parte dei contenuti, raga. Se no, io non porterei più video, non porterei più nulla. Già è molto difficile per me parlare, giocare, registrare. Ma può piacere, Wagnu. Dai. Comunque ieri avrò preso una trentina di punti, ve lo dico. Ma quest'anno è così per me. Questa è la soglia, non, il mio limite è questo. Io non sono un pro, non sono uno veramente bravo. Cioè, sono normale. Scarso no, ma normale sì. No. Poi dipende dalle connessioni che trovi contro, raga, è inutile. Una G. Mamma mia, raga, ma non è possibile. Sono fuori gioco. Modula 3, questo ne ha 8000 in difesa, raga. 8000 ne ha. Cazzo, devo commentare, raga. Ah, mi fa pure soltanto. No, no, no. Vabbè. No, vabbè, raga, avete visto? Cioè, tu sei un merito, sei un 3 oro, ti metti a fare Liverpool. Are a team you've seen play, Jim. What can you tell us? They're a very mobile unit. Good players always on the move. Madonna, ma raga, ma guardate come scivolano i miei giocatori. Towards the left. Up to meet it! Oh, not the best of headers.
Io trovo sempre difficoltà contro questi. Mi ha fatto tirare, non ci credo, raga. Guardate i ritardi che ho io ogni volta contro questi. 4.000 in attacco ne ha. Of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Well, none of us were exactly sure how that was going to end up then, but I'm delighted to see such a happy ending after such a splendid dribbling run. I mean, he really did pull that defense into wondering what he was going to do next. Liverpool tries to float one. Good save. Keeper read that well. Van Basten certainly had to make his mind up quickly, and he rushed it. Going to make any further progress now. And it's Vieira. And here's Van Basten. Surely a shot. Raga, non lo so, mi dite qual è il trucchetto per quando uno arriva in area per non far tirare? No, voglio capire. Cioè, non è possibile, oh, non è possibile. Non è possibile. Seems now to be all about wit. Well, when you have the personnel to create in wide areas, then they need to see as much of the ball as possible. Non sto parlando perché Messi goes looking. sono stufo, raga. Vieira Guarda, into the sono right stufo, position to dai, raga, non è intercept. possibile che io ho una fibra di una super He's fibra. pulled it off for that challenge. Madonna mia. Una super fibra non va un cazzo a me, dove sti cessi qua che vanno a 3.000. Quanto mi dà il cazzo, raga, mamma mia santissima. Guardate, niente, raga, io non riesco a fare due Hoists it passaggi forward. consecutivi proprio. Ma guardate. Luis positions Niente, io himself well and cuts it out. non riesco a giocare, Diallo. raga. A questo gli va 3.000 proprio. Hostel Ma che? Ma looks to take the perché lead. dovete fare falli in continuazione? Io questo voglio capire, perché dovete fare falli? Cioè, Vieira, mo, Pirlo che va a 3.000, raga, ma di che cazzo parliamo? And it's Van Basten. And here's Cruyff. Well, the ball's come loose and the chase is on. Right towards the front men. Niente, niente, poi gli passa davanti la palla. Oh! Ma non è possibile! He gets past his man. Van Basten. Well read, he sorted that out. Accusatory stare there tells the whole story. Liverpool just had to make the ball stick. Guardate That come cazzo penalty. vanno veloci a lui, oh. And here's Van Basten. And it's played forward. Messi. Iniesta. Cruyff. Messi. And here's Van Basten. Good challenge. Guardate come cazzo vanno veloci a lui, raga! Niente, io non riesco neanche a stoppare la palla. Ma And it's Cruyff. guarda come cazzo gli vanno And here's veloci! Messi. And here's Van Basten. That's a promising goal. Neuer catches it Uno di safely. recupero, dove il portiere ci mette 2 minuti ad alzarsi. Oh, good Boh, interception. vabbè. There's the end of the first Boh, half. vabbè, raga, And we're up to our 45 minutes. io non ho Nothing parole, to io non ho expect. parole, non ho Liverpool parole, che fans cazzo vi devo in a dire, raga? unlucky position so Io non ho late in the parole, game. io Here they voglio. can repeat their first half success with another show of strength. Non so cosa più pensare. Non so più cosa pensare, raga, veramente, sono. Mi trovo non difficoltà di più, raga. Non difficoltà di più. Non so più cosa pensare. Tanto abbiamo perso.
Andiamo così. C'è mai famiglia. Ma è andato, dai. Vabbè. Niente, non vanno proprio, raga, non vanno, sono lenti i miei, non i suoi, sono lenti proprio, sembro di avere dei coglioni in mezzo al campo, raga. Vengo anticipato ovunque. Cioè, vanno a 3.000 a lui, raga, vanno a 3.000 a lui, è inutile. È stato 3 ore per alzarsi, boh. Ma dove cazzo la... Fatta merda proprio. Fatta a me da proprio, raga. Mi sta facendo letteralmente a merda. Ma proprio sono sincero. Avessi trovato un merito campione, Madonna mia, raga. Beh, gli darei ragione. Guardate come sono veloce a lui, guardate. Io devo ancora battere un fallo, una punizione. Guardate, ma proprio, ma è proprio palese. È palese sto schifo di gioco. È inutile, raga, è inutile. È inutile, è inutile, è inutile. Non ti fa fare niente, niente, non mi fa fare niente questo. Un Ettorito, abbiamo Ettorito qua, raga. Ettorito. Fuggiò più veloce. Ma io non ci credo, raga. Niente, no, ma non riesco a fare nulla. Niente, non riesco a girarmi, niente. Ma perché gliela dai così? Perché gliela dai così? Perché? Perché? Perché, dico io, perché? Ah, io ho fatto... Vabbè, dai. Basta, 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 stufo. Sono stufo, no? Basta, raga, sono stufo, basta, mamma mia, quanto cazzo mi fa schifo. Ciao, raga, basta. Basta.
He's gone for it. He's still got it. Needs help. Pirlo. Volevate un video e beccate questo video. That really was a thing of beauty, curled in effortlessly. Well, the ball flight may be unpredictable, but the predictable part was the technique. Oh, fallo prima che già avevo le palle piene. Guardate, vai. Blocchiamo un'altra testa di cazzo. Perché la blocchi? Perché mi sta sul cazzo? Semplice. O io sono libero di fare quello che vuoi. Volevo vedere fino a quando scendo, raga. Vai. Ero 7.50, ieri, mo mi ricordo, mi sono 7.41, boh, 7.40. Ok, ciao raga.